Ladies and gentlemen from Los Angeles, California, great composer, pianist, enfant prodige, Alberto Boff. Ciao. Ciao mio caro, come stai? Bene, 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 tutta questa roba qua, bene, dai. Che grande gioia vedere quel tuo studio a Los Angeles dove nasce tanta bella musica, eccolo qui, esattamente, con il tuo piano. Lo vediamo durante questa diretta di Facebook. Oggi cominciamo questo ciclo di quattro incontri. Alberto, tu hai un ruolo importante perché hai il potere taumaturgico della musica, cioè il potere della musica di fare miracoli. Quattro incontri con quattro grandi musicisti che ho grandissimo desiderio che il pubblico italiano possa conoscere. È vero che poi Paolo Fresu e Elisa non hanno certamente bisogno di presentazioni. Non hanno bisogno, esatto. Non ne hanno bisogno, però è vero che il mondo è pieno di grandissimi musicisti. Tu sei uno di loro. Sono molto grata di cominciare questo con te e cerco di presentarti al mio pubblico. Tu sei genovese, enfant prodige del pianoforte, hai voluto la musica, volli fortissimamente volli, come avrebbe detto Vittorio Alfieri, prima Parigi, poi Londra, finalmente Los Angeles, e finalmente tante cose meravigliose sono successe. C'è stato un tour con il Young, con i Promise of the Real, e poi questa collaborazione straordinaria, a dir poco, per la colonna sonora di A Star is Born, che peraltro ti si vede. Allora, signori, questo bellissimo ragazzo qui, andatevi a rivedere A Star is Born poi stasera oppure domani, e lo vedrete lì nel momento del climax del film. C'è un suo primo piano al pianoforte, e poi di fatto hai fatto tutta una grande partecipazione per la colonna sonora. Allora, Alberto, io era doverosa questa introduzione. Vorrei portare in questo momento così particolare che stiamo vivendo, vorrei portare in un paese che ha dimenticato il potere culturale della musica, ma che considera la musica sempre più intrattenimento e meno cultura, invece la capacità della musica di realizzare dei miracoli. La tua vita di fatto è un miracolo nell'accezione bella del termine. Tu volevi suonare, non soltanto ci riesci ai massimi livelli. Poi, per non dimenticare la colonna sonora del documentario su Chiara Ferragni, che è andata da Dio e che ti vede protagonista. Allora, raccontami come un ragazzino di Genova sente questo richiamo nei confronti del pianoforte e sa qual è il momento taumaturgico, quel momento in cui sa che la sua vita cambierà per sempre, nel momento in cui mette le mani sulla tastiera del pianoforte. Forse quando ho iniziato ad andare a lezione di classica da Fabio Macelloni, avevo 4-5 anni, 4 anni forse. Mi hanno messo, e mia madre mi ha mandato a lezione, perché la suora delle Giannelline, la suora grande, aveva notato che avevo questo talento, perché c'era un coretto di bambini e io praticamente dalla sua posizione li dirigevo e dicevo: no suora, quel bambino è stonato, quel bambino è intonato. No, questo è meraviglioso. E lei mi guarda e dice: allora l'ha detto a mia mamma, guarda che questo qua dice ai bambini che sono stonati, a orecchio, secondo me avrebbe la pena di mandare a lezione. E così sono andato a lezione. Quando il mio maestro aveva un piano a coda come questo qua, che io ho sempre voluto il piano a coda, quando ho messo le mani sul piano a coda, ho avuto proprio un attacco, cioè è iniziata una relazione che è durata una vita intera, perché ancora adesso sono lì dietro. Comunque direi che quel momento lì che dicevi tu è quando ho messo le mani su quel piano a coda. Bellissimo. Quindi la suora, vedi che è stata lei la suora delle Giannelline, sua regina. Testimone compassionevole, c'è stata colei che ha capito che in te c'era un talento. E devo dirti che in questi anni, in questi 25 anni in cui ho avuto la fortuna di intervistare alcuni tra i più grandi rockstar e musicisti di tutti i tempi, chiedo sempre, faccio sempre questa domanda, perché trovo che sia affascinante nella biografia di un essere umano quando avviene la trasformazione.
Cioè, questa è una cosa che tu racconterai ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, il momento della suora è il momento in cui hai messo le mani sul pianoforte, al di là di tutte le cose meravigliose che fai. E quando c'è questo momento, quel momento può diventare la nostra ragione di vita, è un'emozione gigantesca. E brava anche tua madre che le ha dato fiducia, non credi? Bravissima mamma Giovanna, bravissima, perché lei ha avuto sempre la passione per la musica e suonava la fisarmonica. Prima voleva suonare la tromba, poi ha suonato un po' la fisarmonica, però lei ha sempre avuto una passione credibile e andava a sentire le opere, cioè proprio appassionata di musica classica. Perciò ovviamente quando ha Comunque, una visto donna che che suona la tromba, voglio dire, in un no. Independent Woman già... Sì, già veramente, ragazzi, parliamo del 60, Appunto, cioè era già, forse anche prima, eccezionale. perciò era già bella indipendente a quel tempo lì, mitica. E sì, lei ci ha visto lungo e ci ha creduto. Tra l'altro, io poi il coda l'ho preso qua, non ho mai, cioè il coda poi l'ho preso a Los Angeles, però lei abbiamo preso subito un verticale perché hanno capito che avevo bisogno di un pianoforte vero. Certo. E allora abbiamo preso un verticale usato da una signora, non mi ricordo, che è durato 3 o 4 anni, poi ne abbiamo preso un altro. Comunque, sì, ci ha visto lungo, mamma. Senti, a Los Angeles abbiamo passato un po' di tempo insieme, due estati fa meravigliose in cui ho Già trascorso due, già già due stati due. fa, sono. In cui ho trascorso 50 giorni a Los Angeles che mi hanno davvero cambiato e dato tantissimo un'altra prospettiva. E tu mi hai raccontato un giorno in cui hai conosciuto Lucas Nelson, il figlio di Willie Nelson, che è un personaggio. Adesso lui sta facendo questa Quarantunes che trovo geniale, questo gioco Sì, di l'ho ascoltato. parole, no? Con la quarantena in inglese. E grande musicista, suo padre, un caposaldo della storia Caposaldo. musicale. Non E mi ricordavo, lui è anche in We Are the World. A un certo beh, punto, certo. ti ricordo, a un certo punto, non è così, mitico. Stiamo parlando veramente. Quando sono andata a Nashville a intervistare i Black Keys e poi sono andata in questa sorta di Hall of Fame di quel tipo di musica, no? Del country, cioè, Certo, cioè, proprio. figurati, Willie Nelson è una sorta Leggenda, di leggenda. Dio assoluto. Suo figlio, secondo me, è giovane ed è molto bravo. Hai conosciuto Lucas, che poi ti ha portato nei Promise of the Real, la band di accompagnamento del mio amatissimo Neil Young. Dai, mi manca Neil Young, Eric Clapton e Paul McCartney, e poi posso andare in pensione. Com'è stata quell'esperienza? Come ti sei preso bene con Lucas? Ma Perché allora, lui. Lucas era io. In un momento qua, quando sono arrivato nel 2011-12, vivevo con 3 ragazze in una casa qua dietro a Venice Beach. E in questa casa avevamo lì un piano a coda perché una delle ragazze aveva un piano a coda. Io ho detto, guarda, che non usavano in casa dai genitori. Io ho detto, guarda, se non lo usate, mettiamocelo in casa, sono io. Ok. Il fidanzato, cioè l'ex di una di queste ragazze, con cui io tra l'altro lei la Cristina con cui sto andando a dire, Lucas è l'ex di una delle mie amiche. Ok. Perciò un giorno è entrato in casa, nel 2012-2013, e con la chitarra, questi capelloni, io non sapevo che fosse, e suonava. Io entro, ah no, ma cosa fai? Anche tu sei un musicista? Sì, sono un musicista, bla bla. Come ti chiami? Lucas, ok, e ci siamo messi subito al pianoforte a quattro mani a suonare Georgia di Ray Charles, colui che cantava benissimo. E poi pian piano, ovviamente, abbiamo stretto amicizia, abbiamo fatto anche delle collaborazioni insieme, e siamo sempre stati in contatto, abbiamo fatto sempre strade parallele, perché poi lui, io sono più da studio, diciamo, lui invece è Certo. sempre in giro come padre. Lui, cioè, suona 200-250 volte l'anno, cioè una roba pazzesca. Figurati. Però abbiamo sempre tenuto strade parallele. E fino a quando nel 2000 e inizio 2017, mi sembra che quando abbiamo iniziato a girare, che ci siamo sentiti e lui mi ha detto: vieni studio al Village, dove ti ha portato, no? Al Village Adesso Studios. infatti lo raccontiamo perché lì c'è quello stairway di una certa importanza, ora ci arriviamo. Esatto,
E quel, come si dice, mi dice: vieni, che stiamo registrando una canzone, abbiamo bisogno del piano, cioè, dei miei strumenti che sono. Anche c'è un B3, anche l'organo, sai, quello Lemon. no? E allora sono andato a Hai detto registrare poi. Guruz, quindi poi te ne dovrai Esatto. pentire che l'hai detto. Ti chiederemo di suonarlo. Va bene, vai nel frattempo. E abbiamo iniziato a registrare, la giornata è andata benissimo, finiamo di registrare e lui mi dice, con il ragazzo, mi dice: senti, ma perché non vieni con noi tu? E io lì, non mi ricordo se stavo organizzando qualcosa di jazz, e ho detto: ma quasi qua, perché no? Io un tour comunque in America non l'ho mai fatto. Certo. Siamo nel pullman di Willie Nelson, quello il suo, nel basso originale di Willie Nelson, quello Mamma che mia! vede 9 posti letto, cucina, divano, televisione, PlayStation. E io ho detto: ma quasi quasi questa esperienza me la faccio. Tra l'altro, in quel momento stavo uscendo da un esaurimento, cioè momenti prima, tipo mesi prima, avevo avuto un esaurimento che mi aveva mozzato la testa. E ho detto proprio: mi tolgo da dove sono, mi tolgo da casa, Certo. vado in giro e mi prendo, mi faccio un po' una strada. Emotion, no? Cioè, Esatto, emotion. emotion. È interessante, no, ti interrompo perché per le persone che ci seguono mi stai dando un sacco di spunti. È interessante pensare che quando si ha un momento di crisi nella vita, poi quanto il movimento, tu hai detto mi tolgo da questa situazione. La parola infatti emozione in inglese, se la scomponi emotion, ti dà proprio il senso del motion, del movimento. Certo. Legato alle emozioni. Quindi quanto è importante in momenti in cui la nostra vita sembra stagnante, poter poi rilanciare con qualcosa di inaspettato, che fondamentalmente è quello che è successo a te quando i Promise of the Real, la band di Neil Young, ti ha chiesto di unirti a loro. E poi voglio dire, Esatto. il tour bus di Willie Nelson, ma io mi taglierei una falange per esserci. Abbiamo iniziato a San Diego. E poi pian piano abbiamo iniziato a salire verso San Francisco, e in quei momenti lì, io ero sempre, andavamo in macchina con Lucas, e in quel momento noi viaggiavamo su un pick-up truck nuovo di zecca, che era di Gaga, l'aveva regalato Gaga al suo ex, e poi ovviamente si era ripreso. E ce l'aveva dato a me e a Lucas per andare in giro a fare il tour. E in quel momento lì, mentre loro Che quando tu dici Gaga, ovviamente ti riferisci a Lady a Gaga. Lady Gaga, mentre eravamo in giro su questo pick-up, noi facendo queste scorribande qua nella West Coast, mi dice: guarda che stiamo facendo un film con Bradley Cooper, e c'è la possibilità che ce ne andiamo tutti a suonare, a registrare dei pezzi con loro. E io ho detto: cioè, prontissimo, quando vuoi. E poi da lì è iniziato tutto. È iniziata la grande collaborazione con Lucas, sì, quella serie. Allora, aspetta Alberto, ti rendi conto però, io ho sempre voluto fare questo mestiere perché amo le storie delle persone e amo le storie dei musicisti, cioè mi sento delle volte un'antropologa, soltanto che anziché andare a studiare una tribù dell'Africa subsahariana, ho I deciso di studiare una categoria musicisti. di esseri umani che sono i musicisti e lo farò fino all'ultimo giorno della mia vita. Cioè, ti rendi conto com'è affascinante, e questo voglio che sia di grande ispirazione per tutte le persone che ci stanno seguendo, che dalla suora della scuola, tua mamma suonava la tromba in tempi non sospetti, quindi donne indipendenti in un momento storico in cui l'indipendenza era appannaggio Era di ancora, chi esatto. riusciva a coltivare un pensiero dissenziente. Sì, Ovviamente non era sì. appannaggio di tutti l'indipendenza femminile, no? E Esatto, purtroppo non lo è esatto. ancora. Tuttora, nonostante tutto, la suora dice che tu, secondo lei, hai l'orecchio assoluto, ti metti a suonare, va tutto come deve andare, sei un enfant prodige, vai a vivere con 3 ragazze a Los Angeles e a casa di queste 3 trovi un vecchio pianoforte a coda. Cioè, ti rendi conto come sentito dall'esterno, ti metti a suonare, un giorno arriva Lucas Nelson, il figlio di Willie Nelson, di un essere umano musicista gigantesco che ha fatto la storia della musica. Grazie.
si mette a suonare con te e da lì partite in tour di supporto, la band di supporto di Neil Young con i Promise of the Real, con un pick-up che era di proprietà di Lady Gaga e lui ti dice: stiamo facendo il film di Lady Gaga. Cioè, ora, visto dall'esterno, no, io ti sto restituendo le tue parole Sì, certo. perché nella vita di tutti gli esseri umani c'è questo concatenarsi di eventi. Assolutamente. Quello che fa poi la tua vita, che crea l'impalcatura della tua storia ed è straordinario. Da lì iniziate a mettervi a suonare per creare le canzoni di una colonna sonora che ti prego, di tu che cosa ha vinto, perché è giusto che lo dica tu. Storica. Ha vinto tutto, ha vinto Grammy, ha vinto Oscar, ha vinto BAFTA, ha vinto Tutto qualsiasi vincibile. cosa, tutto vincibile, tutto vincibile. Il mio brodo di cicoria, che è Tra quello che sto bevendo, mi sembra la cosa più rock and roll con i tuoi racconti in questo momento. Vedi il l'altro potere ne ha vinto uno, drammaturgico. ne ha vinti altri due, tipo quest'anno, cioè non so come, ma ha vinto altri due Grammy quest'anno, non so come, ma non so, era proprio per la best Santa. soundtrack for visual media, cioè un'altra ancora. Figurati. Senti, e il processo compositivo com'è stato, com'è andato? Anche perché tu mi hai portato, no, quello lo voglio dire dopo. The Village Studios voglio dirlo dopo, però come ti sei trovato poi? Ovviamente è stato Lucas a portarti in questa cordata di musicisti, ovviamente tutti i grandi musicisti. Com'è stato trovarsi? È proprio il processo creativo di una colonna sonora che, diciamo, appunto, ha vinto tutto, è vincibile, Oscar, Grammy, BAFTA e tutto quello che si può vincere. Allora, noi avevamo, allora, i pezzi, lo scheletro dei pezzi era pronto. Ok. Ce ne sono due o tre che non erano pronti, che abbiamo fatto in studio tutti insieme, Ok. e per cui sono ancora, cioè arriveranno dei diritti, cioè sono ancora lì che stavo vedendo con Warner Brothers, bla bla, per i diritti. E tante invece, tanti di quei pezzi lo scheletro era già fatto. Noi eravamo in studio e i disco, cioè diciamo, il procedimento con Bradley è stato velocissimo, nel senso che noi siamo entrati in studio, noi eravamo già una band formata, ci conoscevamo, occhiate, sai quelle robe lì che succedono Allora, sul palco. perdonami se ti interrompo, Alberto, voglio che questo diventi estremamente intellegibile, estremamente chiaro per tutti, perché voglio portare il potere della musica a casa di tutte le persone che stanno ascoltando. Bradley Cooper, quindi voglio anche rischiare di essere didascalica, ma secondo me in questa occasione è necessario. Sì. Il protagonista del film, no, di A Star Is Born, Sì. che lui di fatto però suona anche. Lui strimpella, suonicchia. Ok, cioè non voglio dare nulla per scontato, perché ovviamente io e te parliamo con un Eh codice sì, no, hai ragione, hai tante ragione. cose, invece voglio coinvolgere le persone che ci ascoltano e quindi non voglio dare nulla per scontato. Lui suonicchia, aveva già tirato giù delle idee? Lui aveva già tirato giù delle idee con altri autori della scena di Nashville. Come Nashville, che è la capitale della musica, cioè in America Nashville è la capitale della musica, no? È poi pazzesco. ci sono le altre robe. E con loro e con Lucas. Ok, che comunque bazzica Nashville, mi sembra. Che Lucas sì, cioè, No? esatto, è a Ok. casa, ma lui è a casa ovunque, E in beh, certo. quel Quindi posto per lì a chi casa fosse ovunque. collegato adesso, stiamo raccontando dell'incontro tra Alberto Boff e Lucas Nelson, il figlio di Willie Nelson, che è stato foriero poi di tutta questa bellezza. Ok, quindi lui aveva buttato giù questi pezzi con musicisti alla scena di Nashville. Peraltro, dicevo, io sono andata a intervistare lì i Black Keys e c'è questo detto in inglese che è l'acqua che si beve a Nashville che è in grado di renderti un musicista, Ah no? sì. Detto sì, che dice tutto nell'acqua. E allora io ho tentato di bere più acqua, infatti mi sono comprato un vaso lì. Allora racconta. cosa ti dicevo? Ah Stavi sì, dicendo che che aveva fatto l'ossatura dei brani, Bradley esatto. Cooper. Andavamo in studio e iniziavamo a registrare, cioè non c'era un incontro prima, non c'era un. Di solito magari quando devi mettere su una band o devi suonare dei pezzi, ti Jazz, era vedi proprio atteggiamento jazz, ti incontravi e suonavi. esattamente, ti vedi, magari ti vedi, provi. Invece qua, boh, se andavo in studio diretti, vai ragazzi, andiamo. Se andavo in studio,
avevamo gli spartiti, avevamo i Sheet Music, no? Con le sigle, quelli americani, e partivamo a suonare. Pam. Ovviamente noi, essendo già una band di quel tipo, come si deve, ci abbiamo dato dentro, perciò tante di quelle robe che senti nel film sono fatte così. Per Ma tu quello pensi? che hanno, per quello che hanno questo feeling, i pezzi suoi, perché poi quelli di Gaga l'ha fatto lo staff di Gaga, i pezzi di Gaga di Star Wars li ha fatto il suo camp. Noi Ok. abbiamo fatto tutti i pezzi con Bradley Cooper, più Shallow che abbiamo suonato, e un altro che ha fatto lei, quello finale dove ci sono io che suono Come no? il piano che Bradley mi ha fatto regalino e mi ha messo in primo piano lì, a me e al batterista, perché eravamo i suoi preferiti, allora ci ha fatto regalino. Che Comunque, bello. il discorso della registrazione è quello lì. E poi un paio di volte è entrata anche Gaga in studio e lì l'ho conosciuta, e una volta, però lì eravamo a East West, che è un altro studio, Come no? e Stiamo lì parlando di monumenti, cioè monumenti, monumenti, sono studi di registrazione lì dove ero al hanno cinema una volta, in questa volta qua ero al cinema, che non mi ricordo, non riesco a ricordarmi il film che ho visto quel giorno lì. Comunque sono uscito dal cinema, dove ovviamente non hai telefono sotto mano, sono uscito e Lucas mi ha detto: guarda che oggi siamo a East West, vieni che c'è Gaga in studio, 40 minuti prima. E io ero a 40 minuti da East West, perciò puoi immaginare, l'ansia. fiondato immediatamente a vedere, cioè c'è Gaga in studio, capito? Andiamo, forza. Perciò mi sono fiondato e sono andato subito da lei. E lì ho conosciuto lei, e East West abbiamo registrato un'altra, abbiamo registrato Digging My Grave, si chiama. Allora, Alberto, tu sai bene, visto che hai questo tipo di frequentazioni, non ultimo il figlio del mio mito assoluto, dell'essere umano di cui ho un altarino in casa, e cioè George Harrison, che vado a toccare, a dare i baci, come nella mia cultura siciliana, questa foto, perché sono sicura che lui, da ovunque sia, abbia questa capacità di proteggerci perché è stato un musicista, un essere umano che ha saputo guardare dove gli altri non vedevano. E quando si hanno queste capacità, quando si ha la capacità di guardare laddove gli altri non vedono, c'è un aspetto spirituale e di mistico, secondo me, importante. Alcuni musicisti hanno delle Johnny Cash era un essere umano mistico. Jimi Hendrix, di cui in questo periodo sto leggendo la biografia nel mio programma su Virgin tutte le mattine, cioè ci sono delle persone che hanno avuto delle storie e pensare di intraprendere lo studio del sitar come ha fatto George Harrison in tempi non sospetti di più e fare quello che ha fatto, dire la parola Lord all'interno di una canzone pop. In quel momento è stata. Sono tutte cose che vedi, noi diamo per scontate perché siamo ormai persone che usufruiscono della musica in maniera distratta, ma queste sono state pagine fondamentali della storia della musica che hanno cambiato la cultura musicale. Quindi ora tutti questi musicisti con i quali tu collabori, che hai la fortuna di conoscere, la domanda che fanno tutti a me, no? Ma com'è Bono dal vivo? Tutti vogliono sapere piuttosto che Chris Martin o David Byrne o Roger Waters o Laurie Anderson o Lou Reed. Che impressione ti ha fatto Lady Gaga? Cioè lei più che impressione ti ha fatto no, sul lavoro, quando lavora, che quindi non c'è quell'aspetto esteriore, è lì con la sua gente, con i suoi musicisti. Che tipo di professionista ti è sembrata? Che Sul ha lavoro, fatto? tutti questi qua sul lavoro sono dei treni. Ecco. Sono dei treni che vanno a velocità supersonica. Cioè, a volte guardavo Bradley perché Bradley in quel momento stava dirigendo film, cioè stava producendo film, dirigendo, lui si stava preoccupando di tutto, e allo stesso tempo aveva, cioè nella schedule, loro hanno sempre staff di due o tre persone dietro con i blocchetti che gli fanno tutto. Certo. Però li vedevi che sono sempre
alla massima velocità di pensiero. Sono dei treni incredibili. C'è differenza quando invece, per esempio, un Johnny Depp con cui ho lavorato, o un Joe Perry degli Aerosmith, Come no? che anche con lui ho lavorato, quelli invece è un'altra. Viaggiano su un altro binario. Cioè? E non so come dire, non so, non saprei come. Allora, per esempio, di recente ho conosciuto Steven Tyler, no? No. Steven Tyler già mi sembrava uno che è più invece sul treno di Bradley o Gaga, no? Ok. Che sono, cioè, lavoro, 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 lavoro tutto il giorno, cosa farò domani. Mentre un Joe Perry, anche se lo vedi che ovviamente è una persona super concentrata e tutto quanto, però sono un po' più tranquilli. Cioè, hanno una giornata, mi sembra che la loro giornata sia più facile, ecco. Ti voglio dire due cose su queste, ti voglio dire due cose che secondo me sono interessanti. La prima è che quando ho intervistato Steven Tyler, io ero all'inizio della mia carriera, lui aveva dei pantaloni di pelle rossa e mi ha costretto a mettermi cavalcioni per l'intervista, che ovviamente sono quelle cose super E gli ho detto, veramente, ma ed è stato una figata perché di fatto adesso ci penso, ed eravamo quindi a una distanza così mi ha fatto intervista meravigliosa, però sai quelle. Sei innamorato, sei innamorato. No, figurati, però comunque sai quelle cose, ok, super rock and roll. E ho saputo di questa iniziativa che peraltro ne ha parlato Dan Brown, il super scrittore del Codice da Certo, Vinci certo. che ha venduto tipo 90 milioni di libri. Lui ha raccontato che ad una cena con Steven Tyler gli ha raccontato che una volta al mese insieme agli Aerosmith fa questa iniziativa che si chiama Dare to Suck, osa fare schifo. E tirano fuori delle canzoni pazzesche da questo Dare to Suck, nel senso, e l'ho trovato geniale, infatti figurati uno come Dan Brown l'ha raccontato, perché avere il coraggio, una grande band, di fare un'iniziativa dove tu, che chiami Dare to Suck, quindi osa fare schifo, che vuol dire fregatene del giudizio, tira fuori quello che vuoi tirar fuori. Certo. Non pensare a questo accordo non può andare bene, ma osa fregartene, osa semplicemente, perché poi tu ben sai che anche all'interno di una band, poi quando si vengono a creare delle dinamiche, osare diventa difficile, no? Allora Vero. veramente questo Dare to Suck vuol dire osiamo, vediamo cosa tiriamo fuori. Hanno tirato fuori alcune delle canzoni più straordinarie. Perché ti dico questo? Perché secondo me è interessante capire come lavorano i grandi musicisti, perché it ain't easy to be a queen or a king. Siamo tutti innamorati del successo, ma il successo è qualcosa che richiede un lavoro e un'abnegazione e una dedizione. Quindi che sia uno super veloce come Bradley Cooper, Steven Tyler, Lady Gaga, o che sia un tipo laid back come Joe Perry, o Johnny Depp, in tutti i casi portano a casa dei gran risultati, quindi vuol dire che tutto quello è frutto di una dedizione assoluta. Assoluta, assoluta, assoluta. Tra l'altro, una curiosità di Johnny Depp è che lui ti dice che fare l'attore è il suo hobby e fare il musicista invece, lui vuol fare il musicista invece. Cioè lui mi guarda, suonare il piano, ah, come suoni bene, come suoni bene, e ah no, mi devi dare lezioni, bla bla bla, ma cioè, lo vedi che è affascinato da come un musicista sappia fare il suo e lui vorrebbe fare quello, no? Però, esatto, questi qui, dedizione, tutti i giorni, non staccano mai. Pensare che uno come Johnny Depp ti dica in realtà io volevo fare il musicista? Cioè, e pensano che, cioè, lui ti dice, allora, abbiamo fatto una specie, mentre registravamo questa colonna sonora con un suo film, eravamo tutti insieme, e Joe mi dice, guarda, io non ho, c'era Johnny Depp a tavolo e mi dice: guarda, io tramite lui non ho mai conosciuto nessun attore, solo musicisti. Cioè, lui non ha, ovviamente ha qualche amico attore, però Aspetta, conosce lasciami tutti. capire in modo che possano capire anche le persone che ci stanno seguendo. Joe Perry degli Aerosmith ti ha detto che attraverso Johnny Depp ha conosciuto solo musicisti. Esatto, mai conosciuto attori. Cioè, lui, Johnny Depp, preferisce sempre stare vicino a musicisti che attori.
Dice che fare l'attore è side job, è il suo hobby per fare i soldi. Con quello lì si mantiene la carriera musicale. E che progetto hai fatto dove era coinvolto anche Johnny Si Depp? chiama, City of Lies. City of Ok. Lies, che è un film con lui e Forest Whitaker. Come no? Ed è la storia dell'omicidio di Biggie, di Notorious B.I.G. Wow. E deve ancora uscire perché hanno avuto l'anno scorso, hanno avuto con la distribuzione, quelle robe Immagino, visto anche lì. l'argomento, no? Posso immaginare. Esatto, anche perché c'è di mezzo di tutto, politica, c'è di tutto in quel film lì. Però, Certo. ecco. Bello, anche questa è una Sì. cosa bellissima. E quindi allora non perdiamoci, nonostante l'entusiasmo, ci siamo lasciati in studio al West End, al Village, che sono degli studi importantissimi nella storia della musica. Con Lady Gaga e tutta la cricca, mi permetto di dire, di super grandi musicisti per lavorare al progetto di A Star is Born. E poi tu dicevi, Bradley Cooper ovviamente ha tre assistenti che prendono appunti, però riusciva a stare su tutte quante, cioè Tutto. a fare tutto, e alla fine ha tirato comunque un film che ha veramente vinto l'impossibile. Possibile, ma poi con un budget limitatissimo, tra virgolette, perché ne hanno mi sembra che Ah. abbiano speso una cinquantina. Mi sembra che allora abbiano speso una cinquantina di milioni, che per un film di Hollywood sono pochissimi. E ne hanno tirati fuori, non so, penso che abbia fatto il billion loro di incasso. Figurati. Sono andati veramente dall'altra parte. Però Il quarto remake, questo. questa è una cosa che a me piace moltissimo nella misura in cui dà speranza anche a un certo tipo di cinema indipendente. È vero che comunque il loro budget era basso, ma era basso per grandi film. Sì. Ovviamente si fanno film indipendenti, certo non con quei budget, Molto meno, però ti certo. fa capire come delle volte quando hai talento, cioè io non dimenticherò mai, e credo che sia anche un esempio abbastanza azzeccato, ai tempi lavoravo ad MTV e arrivò il video di Loser di Beck. Sì. Era una cultura ovviamente dove ancora i video non erano i video di oggi super complicati. Poi Quello lo lì, intervistai il video, me lo ricordo da lì a benissimo. poco, cioè era proprio l'inizio di un certo tipo di immaginario legato alla Sì. musica. E lui aveva stanziato 5.000 dollari e aveva fatto comunque un video che aveva strasbancato, nel senso, quello è stato Incredibile. proprio il prodromo, l'inizio, il cominciamento di un tipo di comprensione nuova nella musica, che nel momento in cui tu hai talento, anche fare delle cose visual di un certo tipo, poi il talento è importante nonostante il budget limitato. Sì, ecco, poi ovviamente sei un budget perché, però sono cose completamente diverse. Mi interessa però dare una panoramica a volo d'uccello su quello che può essere la musica, perché vorrei che chi segue questa intervista, chi poi la guarderà su YouTube, possa prendere ispirazione, soprattutto in un paese dove è difficile fare musica, Alberto. Cioè, tu delle volte ti di a te stesso che dici a te stesso che il fatto di essertene andato dall'Italia comunque ti ha permesso di raggiungere Assolutamente, questo livello. 100%, 100%. Ho iniziato le prime cose a 18 anni, l'ho mandato a Londra tramite mio fratello che è uno sportivo, ancora adesso è uno sportivo, però adesso è magro, però è uno sportivo e lui aveva delle grandi connection con il mondo dello sport estremo. Del windsurf, surf, motocross, skateboarding, tutta quella scena lì. E tramite quello conosceva una producer di Londra a cui abbiamo mandato un paio di mie a quel tempo lì, sì, che erano demo. Oggi non so neanche Come se le demo c'è chi le fa oggi. Oggi fai il pezzo e lo metti fuori. no? Però Vabbè, certo. cioè, ci Il sono digitale ancora oggi le demo, però ha va bene. cambiato la struttura, però O io oggi sono vengo più ancora più della veloce, esatto, oggi vengo più veloce. Ma al tempo avevo queste demo, le ho mandate, lui gli sono piaciute e mi ha chiamato a Londra. E io sono andato a Londra e ho iniziato a lavorare, a lavoricchiare un pochino a Londra negli studi. E questo per riallacciarmi al discorso che hai detto di andarsene dall'Italia, che
Nel senso, non so come sia il discorso nelle radio in Italia, però c'è tanta musica che a noi non arriva, cioè che in Italia non arriva. E Certo. cioè io adesso forse è anche una mia colpa, però fino a Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, che è uno degli album più belli al mondo. Certo, della Io storia. forse la prima volta l'ho sentito a 16 anni. Invece, per dire, qua in America la gente, cioè quando Prince usciva con i dischi, non vedevano l'ora che uscisse il disco di Prince, lo sapevano tutti. A noi arrivavano le cose un po' sempre in ritardo. E grazie, tu sei una delle, secondo me tu sei una delle due o tre persone in Italia che aiuta gli italiani a scoprire della musica che viene da fuori, cioè che ha un concetto più originale di far ascoltare agli italiani della musica come si deve. Perché, cioè, ovviamente, se non fossi venuto qua, non so se quello che è successo sarebbe successo. No, non poteva succedere perché comunque nel mio periodo a Los Angeles ho capito che poi. Allora, ragazzi, io voglio dirvi una cosa che è importante per tutte le persone che ci stanno seguendo. Innanzitutto, vi dico proprio per fare pezzo a pezzo, andate a rivedere A Star Is Born dopo questa intervista con Alberto, così quando lo vedrete al pianoforte nella scena finale, come dire, sa sarà bello, perché a me per esempio capita dopo che hai letto la biografia di un artista, dopo che l'hai conosciuto meglio, riascoltare la sua Sì, musica, che è lo vedo, sì, è un vero, altro è vero. effetto, no? E allora questa è una cosa molto bella. Ci sono due problemi, c'è un problema sostanziale, Alberto del mio cuore, che in Italia non esiste il circuito delle college radio, cioè non Ecco, vero. esiste R.E.M., Michael Stipe, che è un essere umano che io ho intervistato tantissime volte, abbiamo un bellissimo rapporto, una persona veramente speciale. Quando gli R.E.M. suonavano a Catania, nel resto delle discoteche in Italia, non si sentiva musica da discoteche, invece noi cantavamo e suonavamo con i Pylon, i B-52s, i Jo La Tengo, gli R.E.M., tutte band della scena alternativa, a parte perché c'è stata una persona a Catania, Francesco Virlinzi, un grande produttore amicissimo di Bruce Springsteen e R.E.M., perché li seguiva in tour in tempi non sospetti, e che poi è stato colui che ha scoperto Carmen Consoli, tra gli altri. Ah, vedi. Lui portava questi dischi e figurati che a un certo punto i REM vollero ringraziare il pubblico siciliano perché gli ispettori della vecchia Polygram, che era la casa discografica dei REM, vennero in Sicilia a fare un controllo perché non si spiegavano perché a Catania in Sicilia vendevano migliaia di copie e nel resto dell'Italia vendevano 3 copie, 4 copie, Non 5 copie. sapevo questo. E quindi vennero a fare un controllo perché noi ascoltavamo questo tipo di musica. E infatti, comunque, Catania è stata definita anche come Seattle. Abbiamo avuto Steve Albini, Peter Buck degli R.E.M., Steve Albini, il produttore dei Nirvana, cioè grandi musicisti che hanno frequentato la scena catanese. C'è stata una scena post-punk molto importante all'interno della quale io sono cresciuta. Ma la cosa bella è che poi nel 1992 gli R.E.M. vennero a ringraziare il pubblico catanese che li aveva resi famosi in Italia con un concerto allo stadio Cibali, che è questo stadio dove fanno calcio ovviamente, portando una band, Michael Stipe salì sul palco dicendo: pubblico catanese, per voi abbiamo portato una band che secondo noi si farà, sono i Radiohead. Oh, Quindi noi abbiamo visto i Radiohead per la prima volta, figurati, di supporto a Michael Stipe. Perché ti dico questo? Perché il primo a parlarmi di College Rock, di College Radio, fu proprio lui. Gli R.E.M. sono riusciti ad entrare nel mercato americano, ma mantenersi indipendenti e non entrare subito nel mainstream, proprio perché grazie alla sì. c'erano le radio rock. C'è una band come i Sonic Youth, una band fondamentale della storia della musica alternativa Certo. ha potuto continuare a essere Sub Pop, quelle piccole etichette, perché comunque in America fai 300 date l'anno. Cioè in Italia o sei nel mainstream, io ho suonato per qualche anno con una piccola band, ma ti danno il panino e la birra a fine concerto. Cioè non Con la lattuga. hai modo di crescere, è troppo faticoso, perché non c'è l'ambiente. E allora, per concludere tutto questo,
Perché laurearsi ad Harvard costa 50.000 euro l'anno e gli stessi corsi di Harvard costano 50 euro al mese online? Eppure sono gli stessi. Perché l'ambiente? Sono le connection. Infatti, quello che Sono le guarda, connection. Cioè che quello che vedi su che vedevi sul set di Star is Born con Bradley è che lui le connessioni che cioè vedevi praticamente riuscì a vedere tutte le connessioni che lui aveva sul set. Perciò c'era Matti Libatic che era il direttore della fotografia di Black Swan o se no Iron Figurati. Man, cioè uno pazzesco, pazzesco, secondo me, tanto merito del film va a lui perché se tu, cioè, se tu guardi Star is Born vedi che la fotografia comunque è fuori, cioè bellissima, colori bellissimi. Poi c'era, non so, il gaffer di Philadelphia, poi c'era, e sono tutte connection che si fanno nell'ambiente. Perciò ovviamente, ma anche io stesso, cioè, mi accorgo che se vado, magari domani vado al village, c'è la persona che conosco, perché comunque è l'ambiente quello che fa. Infatti l'ultima volta che parlavamo tu e io di Chris Martin, tu mi hai detto, no, lo vedo sempre in spiaggia a Los A Angeles, viene sempre surfare, sì, a a Little Doom. surfare nella spiaggia dove vado io. Sì. E come si chiama questa spiaggia? Ecco, Little Doom. lo dico perché magari Cioè, se ci sono... Point Doom, praticamente, cioè, Little Doom ci vuole, hanno la chiave, c'è cioè il gate con la chiave, però io ci vado con una mia amica che è una campionessa di surf e andiamo insieme perché lei abita lì. Alla... Colonna sonora, no? Per il suo documento. Sì, è Stephanie Gilmore, per lei ho fatto la colonna sonora di un paio di suoi video. E lei ha la chiave, perciò mi porta giù. Se no, tu vai a Point Doom, che è un po' più distante, ci sono delle scalette che scendi e con la bassa marea puoi, con la, puoi sulla spiaggia andare verso, vai verso Paradise Cove, stiamo parlando di Malibu. Vai verso Paradise Cove e arrivi a Little Doom dove c'è cosa anche che surfa lì c'è Mike D dei Beastie Boys. Come Kiedis no? l'ho visto, Anthony Kiedis l'ho visto a First Point che è un'altra spiaggia che Comunque, ragazzi, cioè adesso io voglio dirvi, quando sono andata a sentire la commemorazione di Ramone, no? A Hollywood, al cimitero di Hollywood, mio figlio Timo mi guarda perché lui è un amante di Duff McKagan, del bassista dei Guns N' Roses, quindi siamo andati perché c'era Duff McKagan, Billy Joe Armstrong dei Green Day che si esibivano in questa piccola, cioè comunque, voglio dire, non era gigantesco, sì, non è manifestazione una venue enorme, esatto. esattamente per Marky Ramone. E mio figlio mi guarda e fa, mamma girati, guarda che c'è John Frusciante, faccio dai Timo, ti prego. Cioè comunque c'era John Frusciante a 1 metro da noi. Cioè questo è l'ecosistema, ovviamente l'ha riconosciuto Timo perché Timo secondo me fonderà il frusciantesimo, una sorta di movimento religioso su John Frusciante, adesso che è tornato a Red Hot Chili Peppers. Però è veramente questo, è l'ecosistema e purtroppo noi in Italia da questo punto di vista facciamo ancora una fatica pazzesca perché non, si pensa molto a compartimenti stagni, invece ci sarebbe bisogno veramente di un'apertura diversa, che però in altri tipi di musica comunque vedo, è che te parliamo mainly di rock, di jazz, di Sì. altro. Poi quando tu dici Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, un disco fondamentale, quella è la loro cultura. Esattamente. E questo è il punto, Alberto. A me la cosa che mi ha scioccato a Nashville, c'è un palchetto a Nashville, in un parco pubblico di Nashville, tutti i pomeriggi le band suonano, ma c'era gente di 70 anni, gente di 16, tutti vanno a vedere le band emergenti. Sì, Qui esatto. le band emergenti le devi andare a vedere in posti super sfigati di provincia e ti viene la tristezza. Organizzato da Dio. Sì. Perché The Music City è Nashville, c'è il rispetto nei confronti del rock, esistono le cattedre dedicate al rock, capisci? Sì. Cioè è anche vero che in un locale, in qualsiasi locale che vai qua in America, gli impianti suonano benissimo, cioè sono fatti, sono veramente pronti a far esibire persone live. Però bisogna anche dire che anche io a volte vado a vedere delle persone nuove, delle band nuove, e ti accorgi che però sono tutti molto preparati, tutti i ragazzini sono sempre molto preparati.
cioè li vedi che vanno sul palco con il rispetto del palco, che è una roba che forse in Italia ha ancora bisogno di arrivare, no? Cioè il rispetto cioè quando sali di sopra di essere comunque preparato Assolutamente. cioè, che anche rispetto per il pubblico alla fine, no? Quello è rispetto per il pubblico e ti dico, quando io sono andata in tour con i Coldplay negli Stati Uniti, abbiamo fatto Memphis, Dallas, e altre due tappe. La cosa che mi ha scioccato è stato vedere, e loro, ero stata in tour con loro anche a Liverpool, comunque Berlino, una qualità del suono, perché lì le arena da voi, perché di fatto questo è Broadcasting from Los Angeles, the arenas sono fatte per sentire la musica. Noi i palazzetti, che è uno dei nomi più orribili, cioè vai in un palazzetto, cioè già dire palazzetto mi viene da vomitare. I palazzetti sono fatti per la pallacanestro. Che cazzo vuol dire che ci devo andare ad ascoltare il rock and roll? Non può un Esatto. luogo preposto alla pallacanestro essere un luogo E preposto no. per la musica, perché questo non denota rispetto nei confronti della musica. Esatto, poi sono normale, sono malissimo. E quindi la qualità del suono fa schifo. Ci puoi vedere i Deep Purple, cioè ci puoi vedere gente gigantesca, però sarà sempre una qualità del suono scadente. Quindi finché noi non ci tiriamo fuori da questa mentalità in Italia, faremo veramente fatica. Cercavo una parte, Alberto, di questo libro molto bello, di questa biografia di Jimi Hendrix, in cui lui, uscito dal servizio militare, finì nel sud degli Stati Uniti. Vabbè, che te lo dico a fare, un libro pazzesco, questo era un predestinato e va bene. E lui disse, io, la cosa veramente incredibile è che tutti suonavano da Dio, e se tu non suoni da Dio, la gente ti tirava le bottiglie in testa, perché sono tutti abituati nel sud degli Stati Uniti, chiunque Esatto. prenda la chitarra la devi suonare bene, perché è quello che hai detto tu, se no è una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Allora, mentre io ero a Los Angeles, tu mi hai detto, domani mattina vienimi a trovare che ti porti in un posto meraviglioso, e mi hai portato ai Village Studios, dove hanno registrato i Red Hot Chili Peppers, i Pink Floyd, tutti, cioè tutti, Tutti fino ad arrivare a i Snoop Rolling Dogg, Stones, tutto cioè Dr. Dre, esatto. o se no Oscar Peterson, Gaga, Shallow l'abbiamo fatto lì, ce ne sono, Celine Dion, Figure. E poi tutti. c'era quel booth che avevano fatto per Ah, No Vocal Booth? Ah sì, per chi era? Marianne Faithfull, forse Grace Lick. Sì, o Grace Lee o Patti Smith, cioè una No, l'avevano roba. fatto per Grace Lick perché Grace avevano Lee, registrato ok. lì. Sì, un vocal booth incredibile. Allora, ci chiedono se ci suonerai qualcosa. Va Come bene, lo no? voglio convincere. Certo. Ci devi suonare qualcosa. Certo. Ora Alberto, ci tenevo però a dire una cosa, che è la cosa che mi ha più commosso, che tu sei entrato in questi studios che conosci perché appunto lì hai lavorato anche con Lady Gaga, e ti sei commosso quando c'era uno Steinway meraviglioso che apparteneva a chi? Il Oscar Peterson, grandissimo mitico pianista jazzista. jazz che io ho visto suonare, mamma mia, che essere umano straordinario. Quello è forse il top jazzista, tecnica jazzistica, più di lui, non lo so, Sì, veramente. sì. Penso che non ce ne fosse. Comunque, sì, lui ha registrato su quello, era quello lì, è studio B, mi sembra che sia. Sì, è lo stesso. E c'è questo Steinway dove ha registrato lui che ti ho suonato, non mi ricordo, ho suonato una roba. Ho suonato un pezzo suo, non mi ricordo. Adesso Un blues si bemolle, una roba tranquilla, ma comunque era sul piano di Oscar Peterson. però a casa tua, quando sono venuta a trovarti, tu hai un Wurlitzer alle tue spalle Certo. e mi hai fatto un Riders on the Storm, che è veramente, è stato il mio welcome to Los Angeles. Cioè, sentire quello, c'era veramente, con quel suono, sarebbe bello se riuscissimo, non so se puoi avvicinare la telecamera o se ti possiamo sentire, hai voglia di Sì, farcelo?
Guarda, mi senti? Sentiamo. Sentiamo, aumentate tutti il volume, che suono. Le mani freddissime. Va, figurati. Ma tra l'altro, pensa che roba, in tour con Lucas, adesso saranno anche 2 anni e qualcosa fa, eravamo in tour a Maui, alle Hawaii, a suonare, e c'era John Densmore, a lui è la casa lì, John Densmore è il batterista dei Doors. John Densmore è salito sul palco e ci siamo suonati LA One. Ma non ci credo. Eravamo John Densmore, allora io ero qua, qui c'era Willie Nelson con la chitarra che improvvisava, poi c'era Lucas laggiù in fondo, il fratello Lucas, Micah, Tato alle percussioni, Anthony Lo Cherfo, batterista. Ah no, scusa, John Densmore alla batteria, Anthony non suonava, perché suonava John Densmore. E poi, no, basta, c'eravamo noi. E quel giorno lì c'era, mi ricordo che c'era Steven Tyler, perché anche lui alla casa Maui era lì nel pubblico a far casino. Che Perciò ho meraviglia. capito, mi sono suonato LA Woman con il batterista dei Doors. meraviglia, Alberto. Allora, ridendo e scherzando, sono passati 52 minuti. È Incredibile, così. incredibile se ci pensi, perché sembra che abbiamo iniziato veramente a parlare 5 minuti fa. Trovo che sia anche giusto sottolineare l'ultimo lavoro che hai fatto, cioè questa colonna sonora per il documentario su Chiara Ferragni, che ha avuto un successo pazzesco, anche quello, numeri incredibili. E mi piacerebbe chiederti proprio come funziona quando ti viene commissionato un lavoro, no? Allora, nel caso della Chiara, Paolo Carullo, mitico Paolo Carullo degli Apple Jacks Milano, praticamente lui è un percussionista molto bravo Ok. e fa anche il DJ. E lui stava lavorando, perché comunque è anche lui è produttore anche del film. Ok. Stava lavorando con Chiara, stava iniziando a girare, bla 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 bla. E conoscendo le mie capacità, mi ha detto: senti un po', ma non è che ti va di fare la colonna sonora del documentario di Chiara Ferragni, che io non conoscevo. E ho detto: ma sì, vediamo, insomma, fammi capire chi è questa persona. Poi vado a vedere e vedo che c'ha svariati milioni di Di follow. followers su Instagram. Capisco che è un personaggio mediatico galattico, ma soprattutto mi rendo conto che la regista Elisa Moruso è una regista molto brava. E Certo. tramite Paolo, loro sono venuti qua, ci siamo
siamo incontrati e abbiamo parlato un po', lei ha parlato un po' dei suoi gusti, di quello che voleva fare. Io le ho suonato due robe. Le ho fatto vedere un po' anche io i miei gusti, strumenti e cose varie, e pian piano abbiamo iniziato a costruire la colonna sonora. Nel Bello. caso di questo documentario, loro avevano già, che è quello che succede abbastanza spesso, avevano già delle linee da seguire a livello di genere musicale, Certo. e venivano da me una volta che il pezzo erano molto pronte. Perché sono tutte le ragazze, l'editor, direttore della fotografia, Irene si chiama l'editrice, e mi mandavano le scene con della musica già più o meno appoggiata, e io praticamente seguivo il gusto di quello che mi facevano sentire, così siamo andati avanti. Poi per le robe invece di piano classico che ci sono, quelle me ne sono un po'. Me la sono un po' cavata da solo, e poi all'Elisa quello che piaceva andava avanti, quello che non piaceva non toglievamo. Ecco, te l'ho chiesto perché secondo me abbiamo veramente parlato di Drew Barry, Steven Tyler, Johnny Depp, Bradley Cooper, Lucas Nelson, Danny Harrison, Willie Nelson. Secondo me è interessante capire Neil Young, infatti voglio concludere con lui. Secondo me è interessante capire anche come si lavora, cioè quando ti viene commissionato un lavoro, no? Perché tu prima hai parlato di come la colonna sonora di A Star is Born è nata proprio lì, improvvisando con un atteggiamento quasi jazzistico, no? Abbiamo parlato del Assolutamente, assolutamente. cioè mettersi lì, che poi quello è un canone, è una caratteristica della musica jazz, cioè talmente sai maneggiare quel determinato tipo di canone che poi è tutto basato sull'improvvisazione. E poi ci sono invece delle colonne sonore che vengono commissionate in un altro modo, cioè volevo assolutamente dare due punti di vista diversi. Ora, tu hai fatto questo tour di supporto appunto con Neil Young e io voglio leggerti, mi ero segnata una frase proprio sua perché la trovo meravigliosa. Allora, lui dice questo da questo suo libro, Il sogno di un hippie. Lui dice: io, Bruce Springsteen e Bob Dylan facciamo parte di una sorta di confraternita silenziosa che con la musica occupa un posto nell'anima delle persone. Allora, innanzitutto impazzisco pensare che ci sia una sorta di confraternita silenziosa, silenziosa, cioè anche le parole come sono scelte di Bruce Springsteen, Neil Young e Bob Dylan, e direi che ci sta. Le canzoni sono un allineamento cosmico delle circostanze. Quando sta per nascere una canzone, non fatele paura e aspettate che venga da voi. Addirittura lui fa questo esempio meraviglioso con la lepre. Lui dice: una canzone è come una lepre, tu devi stare attento perché se no si infila nella sua tana, va dall'altra parte e tu non la trovi più, no? Quindi questo Verissimo. atteggiamento ancora una volta di massimo rispetto. Ecco, la musica, e voglio dirlo insieme a te, anche perché è il core del mio libro di Rock Resilienza e anche del mio spettacolo teatrale, nel nostro paese non vale più nulla perché è dappertutto. Non la si sceglie, non la si anela, non la si brama, non la si desidera. Definire la musica tappeto sonoro è la cosa più terribile che tu possa fare, perché il tappeto è qualcosa che si calpesta. Eh sì, no, è quello che succede, sì. Quindi vorrei che tu mi vorrei concludere con un aneddoto su George Harrison e Ravi Shankar, anche perché ieri credo fosse il compleanno, il centesimo compleanno di Ravi Shankar, se non oggi. Ah sì? Sì, e quindi vorrei Magnifico. concludere con lui, però dimmi se il buon zio Neil, così come mi piace chiamarlo, Ah, non con lo Dio. Beh, è? loro lo chiamano, Lucas lo chiama con Dio. Anche Neil, esattamente. Cioè io proprio questa cosa dello zio Neil, e sai che non la sapevo questa cosa, l'ho sempre chiamato zio Neil. Anche lui, anche cosa? Anche Mister, invece coso, Anthony, lo Jeffo, il batterista, lo chiama Mr. Oven, il signor forno. Mr. Oven. Non lo so perché, non so perché, però lui ha, però quello che so è che sulle
in concerto ha cioè, il suono che esce dalla chitarra è una fornace, perciò probabilmente per quello, perché spara, cioè spara dei livelli che è pazzesco. Ecco, volevo che tu mi raccontassi un aneddoto e me l'hai raccontato. Cioè, questo domani me lo sparo. Me lo sparo in Sì. radio, ma mi piace molto questa cosa, proprio questo rispetto della musa, come scrivono anche i nostri ascoltatori. E proprio perché ieri era il compleanno, il centesimo sarebbe stato compleanno di Ravi Shankar, voglio raccontare a tutte le persone che ci stanno ascoltando di quando Ravi Shankar andò a casa di George Harrison a insegnargli il sitar e a un certo punto squillò il telefono e George Harrison si alzò di botto per andare a rispondere, appoggiando malamente il sitar. Quando rientrò, Ravi Shankar gli disse: puoi diventare anche il più grande sitarista del mondo, ma devi capire che come appoggi lo strumento o come accendi un incenso prima di iniziare a suonare, pur apparendo dei 100%. trascurabili, significano quanto tu rispetti la musica. Assolutamente. E questo per me è stato veramente, infatti dico sempre a mio figlio, puoi suonare ai matrimoni o puoi diventare la più grande rockstar del mondo, ma ti prego, rispetta il tuo strumento, perché credo che quella sia una cosa fondamentale. Grazie Alberto, grazie di cuore, sono 60 minuti adesso, un'ora meravigliosa. Grazie a te, Paola. No, grazie a te. Alberto, Sei dai. una luce nel mondo musicale italiano. Ti ringrazio di vero cuore e spero Una presto lanterna. a Los Angeles. Senti, ti voglio dire questo. Hai un pianoforte a coda, dai, ti prego. Certo. Ah, vuoi che ve la suonatina? Dai, suonaci una piccola cosa. Senti, quello che vuoi tu, a parte che tu fai delle robe pazzesche da Debussy, cioè io seguito Alberto Boff sul suo Instagram perché mette delle cose bellissime ed è una di quelle persone che va seguita perché merita. Dove vuoi più followers, Alberto? Su Instagram o su Facebook? Ma Instagram, Ok, allora seguite Alberto. guarda. E tu ci devi promettere però che suoni per noi su Instagram. Sì, certo. Ti Infatti, a posso volte suono anche dal giardino, suono ancora. dire che è arrivato un messaggio che dice: mi sento una persona migliore dopo aver assistito a questa diretta. E allora direi: Grande, il grande, grazie. potere taumaturgico della musica, il potere di creare miracoli l'abbiamo creato. Grande Alberto Boff. Allora, cosa ti suono? Facciamo così, guarda. Faccio. Sei meraviglioso, grazie di cuore, amico mio. Un abbraccio grande, Un bacio grazie tanto, grande. eh. Grazie Appena tanto. tiriamo fuori da questa contingenza, vatti a mangiare un cornetto al Temace in quel posto fighissimo di fronte a casa tua. E un giorno Abbraccio grande. mi vedrai fuori casa tua che sembra la copertina di Deja Vu, la casa allora il Canyon di Crosby, Stills, Nash & Young. E mi siederò lì. Veramente una musa d'altri tempi.
Sei fantastico, grazie di cuore. Grazie a te. Gente sta dicendo che da oggi ti seguirà bene, lo seguiremo su tutto, sono tutte innamorate di te. Grazie, mitici, mitici E poi, dall'Italia, signori, posso fantastico. dirvi una cosa? In un paese dove la meritocrazia non è mai valsa niente, vi prego, è arrivato il momento di seguire delle persone sensate, perché di gran culi e di gran foto della Tour Eiffel non ce ne facciamo più niente. Quindi sì, vogliamo tornare ad una normality, ma quella normality ha creato tutto questo. Allora, cerchiamo di tornare ad una nuova normalità e ad un nuovo senso e facciamo sì che la musica possa veramente parlarci al cuore, soltanto a condizione che la si rispetti. Sì, un grande abbraccio agli italiani. Io poi, sai, sono qua in America, sono lontano da casa, però poi anche questa qua è casa. Casa alla fine è un po' il mondo, no? Certo. Cioè, più o meno, sai, le robe sono sempre uguali, però ovviamente l'Italia, no? È la culla, no? E che gli italiani non si dimentichino che siamo veramente la culla di una cultura, cioè, massima. E come italiani ci dobbiamo ricordare tutti i giorni. E poi volevo anche dire ai ragazzi, a tutti quelli che seguono, di ascoltare tanta bella musica che fa bene alla salute. Ascoltate buona musica. Ciao, bella. Bravo. Un Grazie di abbraccio. cuore a tutti voi e questa intervista si potrà vedere sulla mia pagina YouTube. Mi auguro molto presto, ti manderò il link, Alberto, così se vorrai anche condividerla, insomma, ti potrà Assolutamente. condividere sostanza, amore, rispetto, compassione, empatia e altezza, perché la musica davvero ha questo grandissimo potere, appunto, taumaturgico di creare miracoli. Ha creato dei grandi miracoli nella tua vita, l'ha fatto anche con me e ti auguro di continuare sempre così. Grazie. Ciao, Grazie bellissimo. ancora a te. Ciao. Ciao Paola. Ciao. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie, grazie al team meraviglioso che mi ritrovo. Grazie Andrea Di Foggia, grazie Marta Bison, a tutte le persone che ci hanno permesso di essere in diretta con Alberto Boff from Los Angeles. Vi mando un grande abbraccio. Sono onorata di avere followers così intelligenti e di spessore. Ciao, buonanotte.